Ben ritrovati. Oggi video recensione di un racconto lungo di Marco Malvaldi, di cui tempo fa vi recensì il primo romanzo della serie ambientata nel Barlume, La briscola in 5. Marco Malvaldi, vi ho già detto che è un autore italiano, nato a Pisa nel 74. Docente di chimica industriale all'Università di Pisa, non la normale, l'Università di Pisa, appunto. Si dedica da diversi anni alla narrazione. Il primo romanzo, ossia quello d'esordio dei personaggi del Barlume, appunto La briscola in 5, risale al 2007. Di questa serie ne sono usciti altri, poi ci sono anche racconti, romanzi, piacevolissimi. Peculiarità: i racconti e romanzi del Barlume sono ambientati appunto in questo bar, il cui proprietario Massimo ha sempre fissi nel suo locale, il gruppo dei vecchietti, un gruppo di vecchietti capitanati da suo nonno Aldo, no scusate, Ampelio, poi Aldo, il Rimediotti e il Del Tacca. Sono quattro vecchietti terribili che però si dedicano unitamente a Massimo alla risoluzione di gialli e delitti. Ebbene, il racconto lungo di cui voglio parlare si intitola La tombola dei Troiai. Da premettere, in questi romanzi l'italiano utilizzato soprattutto nei dialoghi è un linguaggio del vernacolo toscano, quindi le parole vanno lette facendo riecheggiare l'accento toscano ed sono divertentissime. La tombola dei Troiai, appunto, si svolge nel periodo che va da Santo Stefano a Capodanno e inizia con la scoperta del cadavere del farmacista. Uno dei farmacisti del paese è stato trovato assassinato. Arma del delitto non si sa, o meglio, si scopre. Si scoprirà essere uno dei regali messi in palio nella tombola dei Troiai, cosiddetta perché dopo Natale il parroco, per far sì che i suoi parrocchiani si possano liberare dai regali non graditi ricevuti, indice questa lotteria. Ognuno porta un regalo non gradito confezionato. Un pacchetto, vengono messi ad estrazione e magari qualcuno che ha trovato sotto l'albero qualcosa di non piacevole si può portare a casa qualcosa invece che lo renda più felice. Ebbene, l'arma del delitto proviene appunto da uno dei premi della tomba dei Troiai. Scusate. Chiedo scusa, ma il telefono, la tua voce, la tua rottura di palle. Comunque, tornando a noi, La tombola dei Troiai, appunto, è un racconto lungo che io vi consiglio di leggere perché è divertentissimo. Come tutti i libri scritti da Malvaldi, anche i romanzi, sempre il cellulare, vabbè, anche i romanzi che non fanno parte della serie del Barlume sono molto belli. Adesso sto terminando di leggere Buchi nella sabbia, ambientato nel 1901. Questa messa in scena della Tosca, il teatro di Pisa. Non vi dico altro, ve ne parlerò più ampiamente nel prossimo video recensione. I libri di Marco Malvaldi sono pubblicati dalla Sellerio Editore. Un piacevole modo per passare un paio d'ore. Un italiano divertentissimo, queste espressioni in vernacolo sono qualcosa di grandissimo godimento. E poi i personaggi sono qualcosa di pazzescamente bello. Questo gruppo di vecchietti lo adorerete.
questi vecchietti molto molto taglienti quando ci si mettono e anche parecchio ringuacciuti. Era la recensione di La tombola dei troiai di Marco Malvaldi, Sellerio editore. Con questo vi saluto, un bacione e un arrivederci a presto. Ciao.